le cose che adoro sono le sedie in cui potersi sedere liberamente. Come vedete ce ne sono tantissime, vi potete riposare, potete fare anche una pausa, una colazione, un pranzo. Adesso piove un po', ma è veramente magico fermarsi qui e mangiare qualcosa. Vedete, potete portare le sedie e sedervi dove volete. Per me è una cosa stupenda. Un'altra cosa sono le pubblicità ad alta definizione. In 10 anni le ho viste proprio aumentare. Guardate che bello anche quello là della Coca-Cola. Terza cosa, il vapore che esce dai tombini. C'è in tutta Manhattan ovviamente e dà proprio un effetto cinematografico qui a Times Square. Quarta cosa, i venditori di hot dog e di pretzel che aspettano i loro clienti. Quinta cosa, le scalinate di Times Square. Ora sono chiuse, ma dall'alto si vede una vista che è la fine del mondo. Sesta cosa, questi cosi sono una sorta di pedane. Voi vi mettete in cima e servono, guardate, per farsi selfie. Ecco qua, sto salendo sulla pedana e da qua, dalla pedana, potete farvi senza cadere dei selfie che sono la fine del mondo. Settima cosa, il negozio della Disney è davvero pazzesco. Se siete con dei bambini si innamoreranno letteralmente. Ottava cosa, il McDonald's che si trova qui a Times Square è davvero pazzesco, ha una vista che è la fine del mondo, ci dovete andare. Nona cosa, qui ci sono anche gli artisti di strada che fanno i ritratti uno dopo l'altro, sempre qui a Times Square. Quindi se volete farvi un bel ritratto di coppia potrebbe essere questo il luogo in cui venire. Decima cosa, ci sono questa sorta di sdraio dove potete sdraiarvi. Adesso piove, sono chiuse, ma sono stupende. Mi pare siamo arrivati alla decima, ma voglio aggiungerne qualche altra. La famosa bandiera americana luminosa di Times Square, anche stupenda. La centrale di polizia con i LED luminosi, un'altra cosa che colpisce tantissimo. E da non dimenticare anche l'Hard Rock Café, che è bellissimo ed è immenso. Vabbè amici, spero che questo piccolo video su Times Square vi sia piaciuto. Io continuerò a farli. Oggi piove, vi piace la mia fascetta, con questa ovviamente i capelli non mi vanno davanti agli occhi e sono felicissimo. Riguardo alla domanda che mi fate, quando si potrà tornare in America, sicuramente a maggio, non sappiamo se a fine maggio, a metà maggio, a inizio maggio, io spero il prima possibile, ma quest'estate dico che al 90% dovrebbe essere possibile tornare finalmente a New York. Non sappiamo ancora i dettagli, le precauzioni che bisognerà prendere, ma la mia sensazione, ed è una mia sensazione, è che non sarà nulla di troppo complesso, anzi ci riusciremo a farlo senza alcun dubbio. Va bene, da Times Square vi saluto, io continuo a fare i miei video e ci vediamo a New York. Ciao!